Ovviamente le foglie devono essere essiccate, però noi non abbiamo avuto il tempo ed è verde, non deve essere verde, già deve essere essiccata, così non è già asciutta. Dopodiché si incomincia ad assemblare con un ago e una corda e si incomincia con il fondo a girare e si cuce tutto attorno. Infatti, se voi ve ne accorgete, si inizia dal fondo e si unisce. E così diventa la coffa. Amici di Bella Sicilia, buonasera a tutti. Vi voglio dimostrare come si realizza la coffa siciliana. Praticamente si parte dalle foglie della palma nana. Vedete? Si fanno essiccare e poi si intrecciano. Si fa una lunga treccia. Ecco, vi dimostro una lunga treccia. E poi si deve cucire e da lì nasce la coffa siciliana che tutti conosciamo e che tutti ammiriamo. Ecco, questa è una coffa abbastanza grande e sapete tutti che serviva anticamente per dare da mangiare ai cavalli quando erano fuori dalla stalla. E ultimamente sappiamo tutti come è andata a finire, perché l'abbiamo impreziosita e da lì è diventata un oggetto di moda per le donne e soprattutto per i turisti. E qua ne abbiamo alcuni esempi. Sì. Guardate che belle. Quale di queste preferite? Lasciatelo scritto nei commenti. Sono una più bella dell'altra. È diventato un accessorio di moda per le donne. Allora, però, continuiamo la lavorazione, vediamo un po' questa. È un intreccio praticamente. Certo, ci vogliono delle mani abili di persone antiche. Io riesco a fare ben poco, però è giusto per dimostrare cosa si può fare con la foglia di palma nana. Questo intreccio continua, si aggiungono le altre foglie, perché deve diventare una treccia lunga. L'artigianato siciliano, amato dal mondo intero, è apprezzatissimo. E camminare con un'opera d'arte tra le mani è davvero piacevolissimo, vero? Certo. È una bella cosa, sono delle cose uniche, pezzi unici, tutto realizzato a mano. Questo è l'artigianato siciliano, ma soprattutto le cose antiche, perché si parte da una base molto antica. La foglia di palma nana è una vegetazione spontanea nel Mediterraneo e ce ne sono tante. Quindi è facile anche reperirle le foglie. Il difficile è reperire chi ti lavora. E dopo aver creato questo, dopodiché, come si continua per creare la coffa? Ovviamente le foglie devono essere essiccate, però noi non abbiamo avuto il tempo ed è verde, non deve essere verde, già deve essere essiccata, così non è già asciutta. Dopodiché si incomincia ad assemblare con un ago e una corda e si incomincia con il fondo a girare e si cuce tutto attorno. Infatti, se voi ve ne accorgete, si inizia dal fondo e si unisce e così diventa la coffa. Interessantissimo. Cosa ne pensate di un video del genere? Davvero da condividere, dei saperi unici di una storia lontana, però che ad oggi viene apprezzata alla grande da tutti. Sì, è molto apprezzata la coffa e sono in tanti a lavorarle. Sì, soprattutto a rifinirle così, a rivestirle. Questa è la mia piumetta. Vedete tanti simboli siciliani? Dal campanellino alle rosette, gli specchietti. Il cuore come ex voto, molto siculo,
anche qui gli specchietti, il campanellino, le rosette, la ruota siciliana del carretto, bene, un po' tanti simboli, la testa dei cavalli ed è la testa dei leoni, scusate. E poi viene personalizzata con tanta fantasia. E poi c'è il carretto siciliano, sempre le ruote del carretto, e qui c'è la Sicilia, la nostra Sicilia. La nostra bella Sicilia. Eh sì, vedete anche qui la Trinacria, si cerca di impreziosirle al meglio. Ed in questo video ha impreziosito tutti noi con alcuni elementi, con alcune cose. Che davvero ringraziamo lei per avercele donate. Grazie a voi. Venite ad Acque Dolci a visitare il presepe vivente. E dal presepe vivente di Acque Dolci un caro saluto alla signora Tina Mangano. Tina, grazie. Grazie. Ed un saluto. Arrivederci. Buonasera, grazie a tutti. Ma continuate a seguirci perché i video continuano con tante novità, una più bella dell'altra.